Buongiorno a tutti, siamo qua con Daniele Gaglianone per Presenza, io sono Gabriella Mancini. E Gaglianone, hai girato un film bellissimo che spero di portare nelle scuole ai miei allievi, insegnando anche un po' a saper stare nel tempo. Il tuo film mi ha commosso molto, mi ha divertito, mi ha anche un po' irritato in alcuni punti, ricordando gli anziani che mi sono stati vicini nella vita, che alcune volte danno anche un po' fastidio. Però ci sono tanti sospesi, ed è questa la domanda che ti farei nel tuo film, sospesi che riguardano gli sguardi delle persone, le mani, il fatto di saper stare in quel momento lì. Allora, quanto questo ti ha coinvolto e quanto ti ha insegnato saper stare dentro quei silenzi, dentro quegli sguardi, dentro quel momento? Era necessario per fare un film del genere, volere a tutti i costi, al di là del raccogliere i racconti e di ascoltare le parole, essere in grado di cogliere anche dei segnali meno evidenti, e quindi piccoli gesti, anche i volti, scavati, le rughe. I volti segnati dal tempo e dalla vita, e quindi per me è stato abbastanza ovvio, naturale, immergermi, come hai detto tu, in questi silenzi che ogni tanto, dire, affiorano nel film, no? E affiorano in modo non gratuito, ma perché seguono l'onda emotiva dei vari momenti che il film racconta. E, per me ha voluto dire, ha significato condividere questa dimensione, questo stato d'animo costantemente in bilico fra un futuro che forse non interessa più, e che per quanto ci possa riservare delle sorprese, però è sempre un po' all'ombra della luce che ho già vissuto, e in bilico fra un presente che è intrecciato con il passato, perché le persone che raccontano e che non si limitano a ricordare delle cose o a raccontare ciò che è accaduto, ma lo rivivono, spesso lo rivivono con una forza tale che credo che abbia sorpreso innanzitutto loro. E, devo dire che spesso le persone si trovano poi prive di difesa quando cadono in questa trappola della nostalgia o del dolore che è lontano da un punto di vista temporale, ma che emotivamente non è ancora molto vivo, è ancora lì che brucia. E quindi per me è stato importante riuscire a connettermi con questa dimensione, che è un po' insondabile, che è un po' anche difficile parlarne, è difficile dargli un nome, no, questa cosa. È una dimensione, sì, è vero, è una dimensione poco percepibile se non da alcune corde sottili. Quindi io credo che il tuo film vada visto e poi chiaramente rivisto per poterlo percepire. L'ho percepito tanto negli sguardi maschili, ad esempio, questo. In alcuni uomini ci sono a volte dei silenzi e c'è una luce negli occhi che è la luce di quel confine che, come dici bene tu, effettivamente non si può tanto esprimere verbalmente. Un'altra cosa che mi ha colpito molto beh, c'è molta natura in questo film, c'è il frusciare del vento tra gli alberi, ci sono gli uccellini e c'è questo mare che ogni tanto ritorna. È tutto molto vero, tutto molto poco scivoloso, anzi molto reale e molto attaccato alla pelle, quantomeno io l'ho vissuto in questo modo. Ti chiedo se l'ho vissuto bene o l'ho vissuto male e se questo effetto, se quello che volevi far arrivare tu alle persone era questo non scivolare sulla cosa, ma quel qualcosa che resta e che resta anche se tutto intorno pare, no, non, pare ondeggiare e danzare, ma non scivolare.
È molto bello quello che dici. Sì, per me sarebbe molto facile rispondere sì, hai ragione. E forse è la risposta migliore, perché magari non l'ho mai verbalizzato così come hai fatto tu, però devo dire che sicuramente l'intento è quello di far scivolare lo spettatore dentro quella dimensione di sospesa. Cioè lo spettatore inizia a guardare il film e sicuramente inizierà a dire: ah, ok, è lei la protagonista. Ah no, beh, sarà anche lui. E poi dopo piano piano si rende conto che non è questo il film, che è un film in cui bisogna lasciarsi andare, in cui non bisogna cercare il filo, e non cercando il filo sarà il filo a trovare te. E quindi è una natura vista sempre anche qui, sempre un po' in bilico. Cos'è? È un'immagine del passato, questo del mare, è l'immagine vista dagli occhi di adesso, di questa persona. Di chi è questo mare? Chi è che lo sta guardando? Però non credo che sia una domanda che infastidisce, ma è una domanda che incuriosisce e probabilmente alla fine è questo mare che in qualche modo apre e chiude il film. Il film si chiude con un mare al tramonto, anzi, dopo che il tramonto è appena, dopo che il sole è appena tramontato, e il mare che è finito, ma che sembra anche infinito, è il mare della vita che ho vissuto e della vita che ho ancora davanti. La domanda del film è poi quella che si fanno i protagonisti, alcuni se li fanno in modo esplicito, altri no, però che è lì, ondeggia nel film, ma di tutto questo qualcosa resterà. Infatti mi sono segnata, la devo leggere per forza perché a memoria Certo. non sono riuscita a impararla, l'ultima frase del film di questa donna splendida, devo dire. Ogni tanto penso che sono l'ultima, l'ultima che può ricordarsi tutte le persone, tutte le cose che non ci sono più. Tutto se ne andrà via con me, oppure qualcosa resterà? Non lo so, non lo so. Ecco, c'era un film anni fa, un film estetico, Quel che resta del giorno di James Ivory. Il tuo è quel che resta, secondo me, proprio un po' nel cuore delle persone, perché parla di tutti noi, parla comunque della nostra storia, dei nostri genitori, dei nostri nonni, di quello che siamo, di quello che non saremo mai, eccetera. A te di tutto quest'anno, questo cammino, ecco, in qualche modo ti avrà insegnato sicuramente tanto, ma ti ha insegnato anche un po' a stare in quei momenti lì. E accogliere la differenza tra oblio e ecco, ci sono molte persone, di alcuni personaggi del tuo film si percepisce un pochino l'oblio, l'oblio inteso proprio come memorizzazione degli eventi, ma tutto sommato un qualcosa che è rimasto nell'anima. Ecco, a te di questo cammino cosa resta? Cosa resta? È sempre difficile a film appena finito capire esattamente queste cose. Di solito, almeno per quanto mi riguarda, certe cose le capisco dopo anni. Però ecco, posso pensare, mi piace pensare che in qualche modo questo film ha per me segnato un passaggio proprio nella mia vita che è l'inizio di una fase in cui devo iniziare in qualche modo a fare i conti con quello che resterà, cioè iniziare a pensare che forse c'è un senso ulteriore, no? Alle cose che facciamo, ai sensi immediati, ecco, che di mettere le cose in prospettiva, ecco. Io ho due figli, uno di 16 e uno di 12, e inizio a pensare non solo a ora, qui e adesso, ma anche a pensare cosa si ricorderanno loro di questo momento, di questi anni, di me tra 20 anni, 30, e anche quando non ci sarò più. Quindi,
questo momento qua, questo qui e ora, io lo devo vivere anche pensando a come loro se lo ricorderanno.